Ciao user e un sacco di numeri allucinanti. Oh, bella domanda, perché preferiamo Kunap a Synology? Allora, sinceramente non è che preferiamo Kunap a Synology. Sinceramente, cosa è successo? Un po' di anni fa, circa ormai 6, quando abbiamo iniziato a lavorare forte con i NAS per utilizzarli come backup o per utilizzarli come data store dei server, ci siamo approcciati ai due brand e all'inizio ci sembrava più performante o comunque più semplice per il nostro tipo di utilizzo QNAP. Nel frattempo poi ci siamo avvicinati al brand, abbiamo iniziato ad andare alle partner conference, abbiamo iniziato a conoscere lo staff di QNAP, quindi l'Alvise, che attualmente è l'Italian Country Manager. Ho conosciuto anche ai vari eventi e quant'altro anche Tony, che è l'Europa Manager, e un sacco di altre persone, Marketing Manager, il nuovo FAE che è arrivato adesso, Giuliano e quant'altro. Ci sentiamo praticamente tutti i giorni, mi viene super comodo per quanto riguarda i problemi, per quanto riguarda i ticket, scrivere a loro e mi rispondono praticamente in tempo zero. Chattiamo su WhatsApp, per intenderci. Abbiamo fatto tutte le certifiche, ogni nostro tecnico è certificato con quasi tutti i livelli di certifica possibile, e quindi attualmente abbiamo anche dei Synology che erano già presenti dai clienti che magari abbiamo preso in carico negli anni. Non è che glielo ho cambiati, finché vanno magari li uso come primari o come secondari, non è un problema. Però se devo andare ad acquistare un brand, attualmente per le competenze che abbiamo, per gli sconti che abbiamo, siamo certificati e quant'altro, stiamo preferendo QNAP. E da 1 a 10 conosciamo QNAP 9 e mezzo, se così si può dire, e Synology è appena appena la sufficienza, perché non avendone tantissimi in giro abbiamo proprio una proporzione 1 a 300 probabilmente, senza probabilmente, proprio numeri alla mano. E quindi tutto sommato è per quello che adesso come adesso utilizziamo Synology e QNAP. Ciao.